Stato, cercando di trasformarli in ambasciatori delle buone novelle, perché abbiamo bisogno di fare molto per educare la nostra cittadinanza. E i ragazzi sono utilissimi ambasciatori sulle buone maniere. Il tema era quello complessivo ecologico, e cioè i rifiuti, la raccolta differenziata. E ho dato un dato significativo. In questi 7 mesi la raccolta differenziata, passando dal 35% al 71% come media, ha dato un dato interessantissimo: 2.200 tonnellate in meno di consegne alla discarica. Pensate quanti camion in meno a circolare, pensate quale complessivo risparmio, quale minori emissioni nell'atmosfera. Pensando che un camion porta 10-12 tonnellate, dividere 2.200 tonnellate per ogni camion che porta 12 tonnellate significa una grande cosa. E quindi la spiegazione che sì, è scomoda la differenziata, ma è sicuramente utile per vivere meglio su questa terra e poi certamente migliorarla come cercheremo di fare. L'altro tema è quello dell'acqua. Cerchiamo di eliminare queste bottigliette di plastica che inquinano e non danno un prodotto migliore. E allora stiamo facendo partire, speriamo di riuscire per Natale, a mettere in ogni scuola un sistema di acqua diretta, che sia anche raffreddata, meglio ancora filtrata, con delle bottigliette di acciaio inossidabile per ogni studente, che possano permettere di educare, di avere meno bottigliette che circolano e di avere meno plastica in città. Grazie. Grazie.